ragazze, oggi è giovedì 1 agosto, quindi buon agosto a tutte. Io sono appena rientrata e voglio condividere con voi qualcosina di nuovo. Vi faccio vedere cosa abbiamo fatto nella nostra casetta negli ultimi giorni e vi racconto un po' di cosine. Quindi prima cosa, sguardo veloce al nuovo tavolo, poi vi faccio vedere qualche piccolo acquisto IKEA e chiacchieriamo un pochino. Giro la camera. Allora, qualcuno che mi ha seguito nei giorni scorsi nelle stories di Instagram già l'ha visto. Questo è il nuovo tavolo che abbiamo comprato io e Luciano per sostituire quello quadrato in cristallo, che molto bello ma molto molto impegnativo. Non era il nostro, era dei proprietari della casa, adesso è stato accuratamente imballato e riposto in garage. Però abbiamo preso da IKEA questo bellissimo tavolo, mi piacciono tantissimo anche l'incrocio delle zampe sotto, che lo tiene proprio bene. È leggermente più piccolo di diametro, ma soprattutto è rotondo, quindi mi va ad invadere meno questo spazio esiguo attraverso il quale io passo praticamente nel mio angolo ufficio. Sembra una cavolata, ma ci sbattevo contro ogni minuto. Ma al di là di ciò, ha reso il salotto più spazioso. E le sedie erano quelle che già avevamo, solo che i gatti le avevano completamente bucate, massacrate, in 5 anni erano veramente distrutte. Nel garage avevamo altre 4 sedie nuove imballate della stessa tipologia, quindi quelle più bruttarelle le abbiamo messe per il terrazzo, mentre invece queste nuove di zecca le abbiamo messe qui in salotto. Stesso colore del tavolo, contentissimi. Adesso vediamo quanto ci metteranno queste bestie, queste bestie qua, vediamo quanto ci metteranno a piantarci dentro le unghie. Altra cosa che abbiamo acquistato sono due copricuscini di colore rosa confetto, così per ingentilire un pochino tutto questo bel nero e tutta questa marea di roba, che voi sapete che Luciano è l'appassionato di film, di musica, di libri, e questa è tutta la sua meraviglia. La mia è in camera da letto. Il divano lo sostituiremo appena possibile, perché una delle notizie belle che vi volevo dare è che abbiamo deciso insieme ai proprietari dell'appartamento di rinnovare il contratto alla scadenza del prossimo ottobre. Quindi ottobre saranno 5 anni che Luciano viviamo qui, come vuole il tempo ragazze, ma abbiamo deciso di firmare un nuovo contratto, poi decideremo eventualmente per quanto tempo, però in questo momento della nostra vita desideriamo rimanere ancora basati qui e finire di maturare alcune cose che bollono in pentola. E niente, praticamente vabbè, divano a parte che è proprio da buttare via, ricomprare da capo, molto probabilmente lo prenderemo senza quella penisola, quindi lo prenderemo lungo fin lì come l'altro, in maniera tale che è un divano letto e con i nostri figli che vanno, vengono eccetera, è comunque utile per dormire. Ma questa chaise longue, tra l'altro molto poco utilizzata, in realtà occupa solo una marea di spazio e ci costringe a tenere questo tavolo un po' in mezzo alle scatole. Non è proprio il massimo della vita, infatti molte volte io lo metto là appoggiato, però lo vorrei proprio spostare completamente a destra. Ma passiamo agli acquisti. Cosa ho comprato oggi da IKEA? Ve lo mostro subito. Allora, la prima cosa, uno zerbino completamente nuovo che va a sostituire questo poveretto che non ne può più, questo lo buttiamo via. Questo costava 2 euro in offerta, pesa tantissimo ma sicuramente un po' più funzionale dell'altro. Aspettate che è talmente incollato, ecco, ci sono gli anti-grip per terra e quindi carino, no? Un po' più grandicello, l'altro era proprio la metà come spessore, diciamo. Quindi molto utile quando veniamo dal terrazzo, perché ci portiamo dentro, vedete, la foglietta, la polveretta, comunque serve lo zerbino, ma adesso vi faccio vedere anche il resto. Eccoci qua, dopo un pomeriggio passato a fare un po' da taxi, a correre qua e là per i miei figli, sono andata a farmi le unghie nuove oggi. Scelto un colore estremamente naturale, le ho fatte estremamente accorciare perché erano diventate ingestibili. Sto scrivendo tanto, sto scrivendo molto al computer, voglio in agosto lavorarci ancora di più e quindi mi davano fastidio, va bene? Allora, ho preso anche questi cuscinoni che nonostante costassero, mi pare,
5,90, qualcosa del genere, non vorrei sbagliare. Sono molto belli, densi, li trovo molto carini da mettere. Adoro le etichette di IKEA che si staccano immediatamente, non si vede nulla. Adoro metterli come, tipo come schienali lì sul divano. Adesso ce li mettiamo subito. Se Celia, vabbè, Celia scapperà perché tanto si spaventa subito. Vediamo. Ecco qua. Allora, questi, inquadriamo Celia. Guardate la fuga tattica di Celia, guardate. Amore, non ti devi spaventare. Metto solo due cuscinetti nuovi, nuovi. Guarda se ti piacciono. Ti piacciono? Questo spaventa sempre, va bene. Ecco, diciamo una cosa del genere e poi diciamo che ne faremo l'uso che ci pare, perché io delle volte sul divano ci faccio la pennichella pomeridiana, però mi sembra carino perché sono nero e bianco con il grigio del divano, il nero dei mobili, un tocco di bianco, poi i cuscini rosa a fianco, un po' d'allegria, c'ho voglia di rinnovamento perché bene o male dopo 5 anni più o meno le cose sono sempre le stesse, quindi questo cambio di tavolo e il futuro cambio del divano e qualcosina nel tessile dà ricche soddisfazioni. Poi ho comprato un cuscino nuovo per mio figlio, cuscino Wildkorn, un 50x80, il classico cuscino per il letto perché noi siamo qui da 5 anni e anche mio figlio è qui da 5 anni e non ricordo se gli comprai un cuscino nuovo quando venne ad abitare con noi, eravamo qui da 2 mesi e Luciano, oppure se si è portato il suo vecchio cuscino da casa. Sta di fatto che minimo quel cuscino ha 5 anni e proprio l'altro giorno mi ha chiesto se gli compravo un cuscino nuovo. Eccolo qua, fresco fresco, nuovo di zecca. A lui piacciono bassissimi, questo è non proprio super basso, ma siccome è super morbido si abbasserà facilmente, quindi questo oggi subito lo mettiamo. Ieri ha fatto il cambio lenzuola, quindi questa sera si va via pure tu. Poi due cose sole, intanto due piccole candeline, erano in offerta a 75 centesimi l'una e mi piaceva molto l'odore. Io ho finito praticamente tutte le mie candele, me ne è rimasta una sola, ha un odore tipo orchidea, gelsomino, una cosa del genere. Carine, semplicissime, di quelle che proprio durano 12 ore, per cui ci accompagnano durante la cena o per fare un po' di atmosfera se viene qualche amica o qualche amico, oppure semplicemente per profumare l'aria. Ne ho prese due rosa. Vi porgo un attimo qui. L'ultima cosa che vi mostro è praticamente un copripiumino per il letto. L'altro giorno, quando siamo andati a comprare il tavolo di Luciano, io me ne sono innamorata perché amo i colori, perché amo i fiori e perché è tantissimo tempo che non vedo sul mio letto qualcosa di molto vivace. Noi abbiamo praticamente gli stessi tre copripiumini da 5 anni. Ne ho avuto solo uno, fiorellini primaverili, ma poi piaceva talmente tanto a mia figlia che gliel'ho regalato e siamo rimasti con tre copripiumini, di cui uno completamente bianco, viva il minimalismo proprio. Uno bianco con qualche striscia beige, che è quello che vi farò vedere tra poco, che è sul letto messo ieri nuovo, oggi già lo levo. E un altro è fondo rosa antico con delle leggere righe gessate, un po' biancoline, grigiette, che è molto carino in effetti. Ma 5 anni sempre quei tre, mi sono un po' stancata. Ehi, non litigate! Mi sono un po' stancata, vi devo dire la verità, nel senso che poi l'armadio bianco, i muri bianchi, la libreria mia comunque beige quasi bianco, eccetera. Tra l'altro con gli sportelli un po' celestini, io ho visto questo tripudio di fiori e sono impazzita. Lo dovete vedere aperto un pochetto perché se no non rende l'idea. Io l'ho visto montato sul letto e sono rimasta mezz'ora così. E Luciano fa: ma lo vuoi prendere? Però siccome il tavolo comunque già era una bella spesa, ho detto aspettiamo. Appena posso lo prendo, oggi ho potuto e l'ho preso. Allora, c'è il cartone da qualche parte, belli bottoni, molto ben fatti i bottoni per mettere il piumino. Considerate che in estate noi lo utilizziamo come lenzuolo da sopra, non ci mettiamo ovviamente il piumino dentro, quindi avendo cambiato le lenzuola ieri, adesso vado a togliere immediatamente l'altro copripiumino, lascio il basamento rangoli che c'è sotto e cambio solo le due federe e il sopra. Quelli li lavo. Guardate, vi apro un cuscino così rende l'idea. Guardate che colori.
È una cosa di un'allegria spaziale proprio, una cosa proprio bella, stupendo. Penso che darà tanta allegria e riprende un pochino anche quel celestino che vi dicevo degli sportelli della mia libreria in basso. Quindi questo, due federe, copripiumino, 29,90. Bellissimo, adesso lo montiamo, ve lo faccio vedere. Allora, vi mostro il letto come adesso, poi vi mostro il letto dopo montato, che queste sono le cose che vi fanno impazzire. Che vi posso raccontare? Domattina saremo di nuovo in TV, spero di editare velocissimamente questo video e mettervelo subito stasera, che è il 1° agosto, così già saprete, ferma con la busta, già saprete quel che accade domani, e magari fate in tempo anche a vederci, perché saremo in diretta io e Luciano alle 11 su Cusano TV. Domani ci sarà un argomento molto delicato di cui parlare, che è l'aborto, e che al di là del fatto che come autori del nostro libro L'Italia dei Cantautori parleremo di come i nostri cantautori italiani hanno raccontato l'aborto, spesso raccontandolo dalla parte della donna, a volte raccontandolo dalla parte del maschio, del papà, a volte raccontandolo dalla parte del bambino in grembo, altre volte criticando le istituzioni su alcune cose. Quindi questa sarà una parte di quello che diremo domani in trasmissione. L'altra parte, sicuramente, parlando di un tema così delicato, sarà dedicata, e me ne occuperò di più io, a quello che è proprio il vissuto della interruzione di gravidanza nei casi di malattia del bambino, di malattia fetale. Quindi insomma saranno argomenti che ci vedono entrambi esperti, chi in un modo chi in un altro, e nella breve mezz'ora di trasmissione cercheremo di dire il più possibile. Come sempre, per chi non potrà vederci in diretta sul canale 234 del digitale terrestre, quindi del vostro Smart TV, mi manderanno la registrazione che provvederò a pubblicare su questo canale, come l'avete sempre vista, perché se andate a ritroso trovate anche le altre, abbiamo parlato di cose anche molto molto importanti. E niente, ora vi faccio vedere al volo il letto com'è, poi vi farò vedere il letto come sarà, e se ci riesco, non è una promessa, è un tentativo che faccio, se recupero i file qui sul mio telefono delle risposte che ho dato come story Instagram su alcune domande che trovo interessanti per tutti, che mi hanno fatto, ve le pubblico in questo video come finale. Se non le vedete è perché non ci sono riuscita, perdonatemi, ci metto tutta la buona volontà, ma meglio di così. Vi faccio vedere il letto. Allora, attualmente il copripiumino è questo. Questo l'ho presi non da Ikea, questo l'ho presi da Primark, mi pare di ricordare. Per carità, è minimal, per cui poi ci potete mettere quello che vi pare, rimane comunque così, non troppo ridondante, diciamo così, però certo un po' tristanzuolo, Poi qui chiaramente ci mettiamo un po' d'allegria, qui ci sono i libri colorati, qui c'è la libreria colorata con tutti quanti i miei bellissimi libri, questi sono i due sportelli azzurro, carta da zucchero che vi dicevo. Qui c'è la vetrinetta con le mie matriosche, con i miei oggetti del cuore, e quindi per carità non manca l'allegria, ma adesso io non vedo l'ora di farvi vedere come sarà questo letto una volta messo il nuovo copripiumino. Quindi adesso mi metto all'opera, sudo e poi vi dico. No vabbè ragazze, è bellissimo, sarà che a me ci vuole proprio poco per rendermi felice, ma è veramente bellissimo, guardate, è strepitoso, fa un'allegria, che bello, 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 ci voleva, una bella botta di vita, ci voleva. Non so se quei cuscini bianchi, noi ne usiamo 3 ciascuno, non ci fate caso, non per dormirci ovviamente, però io dormo con 2. Uno lo metto in mezzo alle gambe, oppure lo lascio da una parte, comunque fa un po' arredamento per me, no? Piace proprio vederli alti. Ma non so se le federe bianche se stacchino in modo banale. Io ne ho addirittura 2 color tortora, praticamente un tipo questo ma più chiaro, più beigioletto. Datemi un consiglio, le metto tortora, però ne ho 2 sole, Ne ho 2, non ne ho 4. Le lascio bianche, ne metto 2 tortora, ne trovo altre 2 monocolore tipo bordeaux e faccio, che ne so, misto. O compro 4 federe bordeaux.
oppure blu, oppure rosa, oppure arancio, ditemi voi. Datemi consigli, soprattutto donne che amano arredare, che sono brave ad arredare. Voilà, questi andranno subito in lavatrice, al lavaggio, una rinfrescatina, anche se sono praticamente di ieri mattina, va fatta perché ci abbiamo dormito, ci sono saliti anche i gatti. Io non so se anche voi seguite con amore quei canali YouTube o anche Instagram, non vedo niente, ho gli occhiali sporchissimi, dove ci sono quelle donne che fanno home staging, ma non per mestiere, cioè fanno le influencer in realtà, quindi comprano Ikea continuamente, oppure comprano Temu, comprano Maison du Monde, fanno lo spacchettamento e vi fanno vedere come mettono, che ne so, il cuscino nuovo, il vaso nuovo con la pianta, le cosine della cucina, il tappeto nuovo in terra, le cose. A me fanno impazzire, ma da sempre, perché la casa per me ha sempre rappresentato proprio il luogo dove devi stare felice, ma penso che sia per tutti, non sto facendone una cosa particolare che riguarda solo me, però arredare la casa per me è sempre stata una soddisfazione enorme, forse perché da piccola non avevo diritto ad uno spazio proprio mio. Io ho patito parecchio la convivenza con mio padre, con la sua matrigna, praticamente non avevo uno spazio mio e quel poco che avevo mi è stato sottratto in modo deprimente proprio. Poi magari se finirò di scrivere il mio libro, cosa insegue il mio gatto? Spero non un'ape. Se finirò di scrivere il mio libro avrete modo di vederlo, almeno quando finirò di scrivere, perché lo finisco è sicuro, non so quando. Però sin da quando a 26 anni mi sono sposata, per me la casa era il regno, cioè qui decido io, qui comando io. Chiaramente poi c'era chi conviveva con me, però devo dire che è proprio una grande parte di espressione di me la casa e sono una a cui piace cambiare. Luciano si sconvolge, sto sudando, si sconvolge ogni qualvolta io cambio, che ne so, la cornice di un quadro o sposto sopra un mobile, perché poi lui c'ha il radar, non è che è uno che non vede. Ci sono uomini che tornano a casa, gliene frega niente, basta che è pronta la cena. No, lui entra e fa: ma quello l'hai spostato? Ma potrebbe essere questione veramente di centimetri o di un cambio stupidissimo di cose. Lui nota tutto. Quindi pure quando gli spolvero il comodino, se gli sposto un gingillo di quelli che c'ha sopra, che può essere il barometro o il sasso dipinto che gli ho regalato io, se invece di così sta per così, se ne accorge. Una cosa, un uomo perspicace e c'ha una memoria visiva pazzesca. Forse per un meccanico va anche molto bene come cosa. Scusate, chiudo la finestra e col terrore che mi entri un'ape in casa, perché vedo la mia gatta in assetto da osservazione. E di solito quando è così sta puntando un animale. Meglio di no, perché qua girano vespe di questa portata. E che altro dirvi? Che vi posso dire? Niente, insomma mi guardo questi video quando mi capitano, me li godo tutti. Quando vedo aprire buste Ikea, ale, per me è proprio festa, capito? Quando in realtà poi da Ikea, io togliendo sta storia del tavolo, che poi è stata un'idea di Luciano sabato, che ci ha avuto proprio, come dire, un'epifania improvvisa: vogliamo comprare un tavolo? Perché l'altro in realtà si era dissaltata una delle zampe di legno, che era saldata con il ferro sulla quadratura di ferro dove poggiava il cristallo. Una cosa di una pericolosità inaudita, ci siamo andati avanti settimane con questa gamba poggiata ma non saldata. Per cui se un gatto o qualcuno di noi involontariamente dava una botta al piede, con il piede alla gamba, il tavolo si inclinava, cadeva e oltre a rompersi il cristallo poteva veramente ammazzarci un gatto o romperci un piede, no? Quindi tra l'idea di doverlo saldare, io che comunque brontolavo da 5 anni con sto tavolo quadrato che ci sbattevo ogni volta le cosce, le anche, cioè sempre lividi addosso perché comunque levava spazio, non era più facile spostarlo per mangiare perché chiaramente le gambe era meglio non toccarle. Luciano che stava stringendo, dico: senti, non se ne può più, e lui mi ha detto: sabato andiamo a comprare il tavolo. Quindi questo è un po' più piccolino, stondato, si può spostare come ti pare, ci abbiamo messo pure i feltrini, quindi non dà problemi. Quindi la sera si sposta per mangiare comodi e quando abbiamo finito si mette nell'angolo e il salotto effettivamente è più grande. Questi piccoli cambiamenti mi restituiscono l'amore per la mia casa, me lo rivivificano, non so come dire. È come mettere un fertilizzante alle piante, non so se a voi succede la stessa cosa,
ma mi basta veramente un cuscino, soprattutto il cuscino di mio figlio dove si piazza la gatta di Nocera Umbra, perché lei ha la mamma che è arrivata da Nocera Umbra, bella che incinta, che era la gatta di mia figlia. È vero? Perugina? Mi guarda con amore, mi guarda con molto amore. È vero Perugina? Che ieri ti ho tagliato tutte le unghie? Eri arrabbiatissima, eri. Fa la vaga, fa l'indifferente, ecco. L'hai battezzato, la possiamo scendere? Va bene. Va bene. Miss Italia. Ragazze, vi do un grande bacio e mettete commentini qua sotto, scrivetemi pareri sul discorso federe, perché un piccolo investimento lo farei per qualche federa colorata, perché sto bianco un attimo. Il bianco lo riserverei agli altri due copriletti bianchi che ho. Sul bianco, anche su questo vanno benissimo, però vedete, cioè, dopo 5 anni di sta cosa un po' di tristezza vi viene, no? Cioè un po' galera, un po' di Bibbia, non so come dire. Va bene ragazzi, un bacio grande, spero di potervi attaccare a questo video e tutto il resto, quindi adesso liberatemi, scappo e mi metto a editare, altrimenti arriva l'ora della cena e non riesco neanche a fare cena. Un bacio grande, ciao.